come devono affrontare le società la prossima sfida ESG, soprattutto nel settore immobiliare? Cosa ci portiamo a casa dalla giornata di oggi? Abbiamo sentito che ci sono degli ambiti nel settore del real estate che sicuramente hanno già un segno positivo e la tendenza a mantenerlo positivo. Ci sono degli altri su cui invece oggi la tendenza è assolutamente negativa, ma può cambiare direzione e segno, quindi da negativo passare a positivo, grazie all'opportunità offerta proprio dalla ESG, quindi dal concetto di sostenibilità. Concetto che sostanzialmente va a valorizzare l'immobile, qualunque esso sia. Possiamo parlare di immobili residenziali, su cui in verità non abbiamo un vero tema oggi, ma immobili soprattutto utilizzati per fini d'ufficio, dove l'home working e lo smart working sicuramente hanno avuto un impatto nel periodo del Covid, ma questo impatto è un impatto che va sull'abitudine e sulla possibilità futura dei luoghi di lavoro. Quindi avere dei luoghi di lavoro dove il well-being, come si suol dire, dove la possibilità di connessioni tecnologiche ad alto livello, dove la condivisione degli spazi diventa una condivisione e una possibilità di lavorare meglio, sicuramente questo sta tutto dentro a concetti ESG, ma è tutto quanto si può trasformare in vero valore per appunto questo tipo di immobili. Oggi uno dei primi eventi in presenza dall'inizio della Zona Bianca. Qual è il clima che si è respirato in questo evento Figital, un po' fisico e un po' virtuale? Sicuramente rispondo guardando all'energia che ho riscontrato fin dai cancelli, quindi dall'entrata a questo evento, dalla parte fisica, visto che c'ero. Grande voglia di rivedersi, grande voglia di relazionarsi, grande voglia di parlarsi. Sostanzialmente nulla è cambiato in termini di contenuti negli eventi, ma tutta la parte fisica, noi siamo uomini e donne che hanno bisogno di essere anche animali sociali. Questa socialità è stata repressa per gli ultimi 18-24 mesi, quindi è chiaro che la voglia, la possibilità oggi di riguardarsi negli occhi, parlarsi e soprattutto conoscersi, perché spesso in questi 18 mesi abbiamo conosciuto persone che sono per noi fantasmi, veri fantasmi, c'è un nome, c'è un cognome, ma non c'è null'altro. Rivedere una persona che tu hai conosciuto via web, capire quanto alta è, quanto è bassa, riconoscerla, cioè tutte queste cose mancavano, è indubbio. Nessuno di noi fisicamente sa com'è la persona dall'altra parte dello schermo. Questa cosa qui ha dato un sorriso, direi, all'intera giornata, all'intero evento, tant'è che avevamo certi momenti in cui le persone ci chiedevano: ma sei tu? Ma sai chi è questo signore? Ma sai chi è quell'altro? Perché magari appunto c'era la necessità di incontrare davvero le persone. Quindi bentornato evento fisico, secondo me c'è assolutamente, come dire, voglia anche per i prossimi mesi di rincorrere a stare insieme.